our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hey! Era dopo che non ci vedevamo e... è passato un po' di tempo. West Coast. Andrea Sama ci chiede: come fate a sopportarvi a vicenda? Ho capito Marza, Yoman, Delu e compagnia, ma Giallo e Mollu come fate? Zitto, scemo. Luigi Fusco ci chiede: quando caccerete Gianluca? Come ti permetti? No. Oh. Gianluca, ma come ti permetti? No, Gianluca, ma tranquillo. Guarda che vengo lì. Tranquillo. Io ti do un cartone, eh. Tranquillo. Per diventare parzialmente scremato. Guarda, solo perché mi tiene. Mi tiene. Perché mi tiene? Fermo Giallo, tranquillo. Ma guarda te questo. Alessio Melotto ci chiede: adesso che su PlayStation Store NBA 2K16 è gratis, farete qualche serie? Campetto Ghetto! No, comunque, stanotte eravamo io e Yoman a provare a giocare nel My Park. Ci siamo divertiti molto, quindi penso che qualcosina probabilmente uscirà. E non ho ancora scaricato, quindi non so che dire. Bravo. Filippo Dalla Valle ci chiede: scriverete un libro? Ma sinceramente, cioè, non sappiamo neanche l'italiano. Poi un libro è stato già scritto, quindi massimo fare un nuovo libro, mettere delle parole a caso in italiano sopra un tema. Francesco Gagliotta ci chiede: se Gianluca decidesse di non fare più i video con voi, come la prendereste? Federico Gennaro ci chiede: credete di poter raggiungere 100k iscritti? Continuate così, siete grandi. Ma non solo 100.000, la facciamo un milione. Facciamo un milione. Due culi adesso, qua. Vai, uno qua, via. Uno qua. Allora, quattro. Cazzo. Diego Licci ci chiede: cosa ne pensate di Greta Venchi e del suo ultimo video? Swoosh! È arrivato anche il mio turno, ragazzi, e quindi iniziamo con Daniele Cifarelli che ci chiede: chi è il più bello del gruppo? Bisogna rispondere. Riccardo Paolucci ci chiede: nella rapina perché non c'è stato il maestro Marza? Perché da bravo terrone è più bravo nei crimini. Sì, decisamente, io semplicemente ho pianificato l'idea della rapina, perché loro non sarebbero stati chiaramente capaci, e bisogno del tocco del maestro, insomma, in tutti i campi, tra l'altro. Il The Italian Job di Bari, no? Marco Fornatto invece ci chiede: se potete salvare solo una persona, chi salvereste tra Mollo e Gianlu? Tra Mollo e Gianlu. Lorenzo Anzanello ci chiede: Greta Menchi o Sofia Viscardi? Cazzo, questo è difficile. Penso andrei su Greta Menchi solo perché c'ha più esperienza. Solo per quello. Duro lo tengo. Sì, sì. Cosa stavi dicendo? Che lo tengo duro. Lo tieni duro? Fammi sentire. Raga, è durissimo, figa. Allora, Fiorella ci chiede: le domande, qual è la serie TV che ci ha colpito di più? Vai. 1, 2, 1. Scraps. 3. Scraps. Perché personalmente trovavo che a ogni fine episodio ci fosse tipo una lezione di vita incredibile. Ho imparato tipo tantissime cose. Tra la 5x20 e la 5x21 praticamente ho imparato l'amicizia proprio. E poi comunque sì, diciamo che è una serie proprio a livello, comunque molta gente la vede come una gran serie. Effettivamente lo è. Più o meno hai detto tutto te, mi hai fregato tutti gli argomenti. Però c'è una cosa se simpatica. Se vuoi me ne vado. No, tranquillo. C'è una cosa simpatica di Scraps, che io praticamente da ragazzo, quando avevo finito le medie. Torni qua. Stavo parlando della mia cosa di Scraps, che quando praticamente avevo finito le medie ero in fase tipo che avevo visto per la prima volta tipo tutte le 8 stagioni di fila di Scraps, e andai al classico perché volevo fare il medico. Con sta faccia, a far medico. Andavi al classico per fare il medico? Sì, perché volevo poi, capito, andare in università, campo medicina. Classico per fare il medico. E quale è il nome scientifico? A quale andavo? Forse è meglio passare alla prossima domanda. Andiamo alla prossima domanda. Duro.
Riccardo ci chiede: Ludman, quando e come vi siete conosciuti? Questa domanda la volevamo, cioè volevamo rispondere noi più che altro a questa domanda, perché non abbiamo mai detto come abbiamo conosciuto tutto il gruppo delle campagne. A parte penso Yoman, Marza, Onizuka e il Fazzone, ovviamente, che li conosciamo da 5 anni più o meno. Sfortunatamente è così. Fortunatamente per Yoman. Invece a Mollu, Giallu, Raz e me scordo gente, però vabbè, che cazzo c'è nelle parti? Vabbè raga, praticamente penso l'abbiamo conosciuto su TeamSpeak. Sì, tutti TS. Tutti TS. Yoman 5 anni fa su COD 4 mi ha fatto setappare una clip. Era una tripla sua, COD 4 in privata. Io ero uno delle cavie, perché ero fanboy di Yoman Lellox. È imbarazzante. Vergognoso, direi. Vergognoso. E invece Mollu, Giallu e Raz via DS, dato che anche tipo noi giocavamo a League of Legends, adesso ormai abbiamo un po' smesso, quindi comunque sia facciamo partite insieme così a caso, alla fine siamo diventati amici così. Però Mollu è quello con cui abbiamo legato un po' di più, magari. Sì, Mollu sì, perché è quello che ce l'ha più duro, più dritto, più lungo anche in alcune situazioni, però. Sì, Mollu mi ha mandato una foto del cazzo. E... raga. Cioè, ecco, diciamo. Cioè. Diciamo? Forse un po' di più. Forse un po'. Io aspetta, perché gliel'ho tenuto in mano. No, ci siamo. È questo. Il blu Mollu. Ci domandano quanto è lungo il suo naso. Fallo vedere. Dio quanto grosso, oh mio Dio, guarda, ci puoi fare tipo una cosa filosofica qui, guarda, la luce e l'ombra, due confini, una montagna e una pianura, Gesù Cristo e porco di Dio. Allora, ce l'ho un centimetro? Non ce l'hai. Non ho un centimetro, vabbè raga, considerando che il mio mignolo sono 8 centimetri. Che cazzo dici? Il mio mignolo sono 5 centimetri, porca troia. È 3,2 3 centimetri di naso. In però la larghezza è tantissima. E lunghezza, longevità, latitudine. Naso 89 ti chiamo. Porca puttana. Questo quanto è lungo? No, te frate, c'hai un mignolo. C'hai quasi il mio mignolo di grandezza. Ma che cazzo dici? Sì. Vabbè, tu c'hai un mignolo che è pazzesco in confronto, Che cazzo fai? No, abbiamo lo stesso mignolo. Vabbè, comunque sia, raga, 3,2 centimetri di lunghezza e penso di... boh, non lo so. Ok, invece il mio è praticamente... Scusate, ho sbagliato. Christian ci chiede, cosa state aspettando per queste tre? Allora, io aspettavo gravemente una data di uscita di Mass Effect Andromeda. Che non c'è stata. Che non c'è stata, che mi hanno dato un trailer che me l'ha fatto indurire, ma che poi mi si è ammosciato con un coro di bestemmie di sottofondo appena non è uscita la data. Speravo che la Rockstar presentasse qualcosa di nuovo, anche un remastered di Red Dead Redemption, che sono giochi che avrei giocato molto volentieri. Io aspettavo Kingdom Hearts 3, però ho realizzato che ci giocherò a 90 anni con il mio partner, anzi la mia partner, scusatemi. Così morti, il teschio proprio arrugginito a giocarci, tanto non uscirà mai. Poi aspettavo... è Final Fantasy 15. Hanno fatto vedere un gameplay dove il tipo che giocava era la persona più scrappa. Allora, c'era Zano che stava in chiamata così. No, ma cosa fa? No. Allora, doveva far vedere semplicemente come schivare una manata di questo gigantesco mostro. Lui che ci è andato contro 3 volte di capoccia. E alla quarta volta che gli è riuscito, magari voleva pure gli applausi. Il figlio di puttana. Il cinese stava così. Cioè, ha creato il gioco, stava tryhardando, a facile, non schivava. Però abbiamo la data di uscita, siamo felici. Per il resto... questo è tutto, credo. Infinity Warfare, volevo Infinity Warfare. Giusto per insultarlo un altro po'. Ah, hanno levato la gravità su Infinity Warfare. I trick shots su Infinity Warfare. Salti e voli, non hai capito? Tu salti, fai così. Ehi, salva, affanculo! Giacomo Carnesacchi ci chiede: le domande, ma se un cane è un cane, di chi è il cane? Ovviamente il cane è del signor cane. Passiamo alla prossima domanda. Angelo Breviario ci dice: le domande, chi è il più nordafricano di tutti? Chiaramente stai parlando del sottoscritto, un terrone che vive a nord. E chi può essere?
L'ultima domanda me la fa Nicolò Chiodi e ci chiede: le domande, qual è il video che vi ha fatto sbellicare del ridere nel registrarlo? In realtà tutti, perché sostanzialmente ci divertiamo tantissimo nel registrare tutti i video, anche perché comunque non è che ci troviamo solo per registrare, noi ci troviamo in generale anche durante le giornate per stare insieme, quindi c'è un feeling tra di noi in generale. Quello che ci ha fatto più ridere di tutti probabilmente sono le corse in generale, perché le karaoke corse, perché col fatto della sfida che al fine video si canta eccetera eccetera, si crea quel hype generale in cui no, arrivo prima io, no, arriva prima quell'altro, addobba quello, poi tutti che addobbano tutti perché magari hanno già perso, quindi viene fuori un casino e si muore. Però in generale quello potrebbe essere il video che mi fa, il genere di video che fa più sbellicare da ridere. Comunque da Deluxe era tutto, io lascio la parola agli altri, bella. Ciao a tutti ragazzi, sono Raz e inizio subito con una domanda di Davide Cribellati che ci chiede: ma dove cazzo è finito Raz? Come avete visto ultimamente sono un po' meno presente, questo perché sono di nuovo in Inghilterra, farò minimo 3 mesi, quindi più o meno l'estate qua in Inghilterra, forse di più, chi può mai dirlo, ma non temete perché sarò comunque presente sulla pagina dove dovete mettere mi piace, dove posto foto di tutti gli individui malati mentali che troverò in giro per Londra durante quest'estate, vi assicuro ci sono delle grandi perle, quindi mi raccomando mettete mi piace alla pagina. Andrea Surace chiede: farete il best of Lake and Bagno come l'anno scorso? Parlavo ieri con Mollu, credo di sì, un lavoro che richiede un po' di tempo, rinizieremo da dove abbiamo lasciato l'anno scorso fino ad arrivare al punto in cui verrà fatto quest'anno, però è ancora da decidere, quindi come sempre non metteteci la firma, specialmente perché stiamo parlando di noi. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Nando Santa Maria. Domanda per Yoman Luxeraz. Giocatore attuale preferito nell'NBA? Yoman non lo so, non segue più neanche molto, credo. Io, Kevin Durant. Fossi stato a casa, avrei avuto la mia maglietta. Scusate. Mattia Napolitano chiede: avete mai litigato seriamente fra di voi per qualcosa riguardante i video? Seriamente no, perché comunque è una nostra amicizia in cui ci diciamo sempre tutto e quindi non, fortunatamente non siamo mai arrivati a litigi grandi. Però diciamo scambi di opinioni, ne ho avuto uno anche un paio di giorni fa con Yoma riguardante magari come è uscito un video, quello che è stato lasciato, tolto, comunque se sia o meno da fare un video, sì. Perché è normale, anche siamo tanti che gestiscono un solo canale, abbiamo differenti opinioni, differenti punti di vista, anche sui video da fare magari, però è comunque una cosa positiva perché comunque è un interesse rivolto verso il canale. Max Brodaz, quando e quanto in media vi incontrate? In realtà non c'è un numero preciso, nel senso che pianifichiamo di incontrarci, poi per mille motivi non succede. L'ultima volta che ci siamo visti veramente tutti, ed era anche la prima, era il Games Week a Milano, penso 2 anni fa. Poi magari ogni tanto Marza vede Fazza a Roma, Yoman è venuto da me durante Luca Comics, ma in generale non ci vediamo molto spesso. Adesso speriamo con il prossimo Games Week o a fine estate di rivederci. Se può contare come incontro, beh, tutti i giorni su TS ci sentiamo ovviamente. Rispondiamo un po' alle domande che i geni iscritti al nostro canale ci hanno fatto. Giuseppe Bevilacqua, le domande: chi tra di voi ha il cazzo più... Matteo Coppa, le domande: tutti gli investimenti che avete fatto per il canale, non solo soldi ma anche tempo ed impegni vari, secondo voi sono stati ripagati? No. Andrea Samà, come fate a sopportarvi a vicenda? Ho capito Marza, Yoman, Dev e compagnia, ma Giallo e Mollu, benvenuto nella mia vita. Alessio Ferro, le domande: se ci fosse la possibilità di cancellare tutto il canale ed entrare in Melagodo, oppure tenere il vostro e cancellare Me la godo, quale scegliereste? Siete grandi. Siete grandi. Sceglierei di tenere le campagne. Ciao, Me la godo. Mattia Laurenti, le domande: Avete mai fatto sogno? Federico Perico, le domande: quando è il prossimo le... Gianmarco Chiti, a quando un video con la webcam dove Yoman gioca a buco pillonzi? Questo è perché noi
non facciamo vlog spesso o rispondiamo a molte domande. Che fate? Fabio Ceccherini le domanda, ma la rotta di Vision One con Marza Yeoman? Ne riparleremo. Marco Fornato le domanda, se poteste salvare solo una persona, chi salvereste tra Mollo e Gianlu? Li brucerei in un campo di fuoco entrambi. Cristiano Canè ci chiede poi, lo fate per noi? Ovviamente no. Basta. Sta cagata, che schifo. Video di merda.